Ciao a tutti amici, bentornati. Questo sarà un video dove cercherò di fare, di utilizzare i trigger che usavo con il vecchio editor. Prevedo delle bestemmie. Ho letto cose che mi fanno accapponare la pelle. Che non va? Veramente? No, guarda. Ya, non fatemi incazzare. Oh, mamma mia. Allora, vediamo. Facciamo un nuovo attivatore, cioè il trigger, e ci mettiamo camera cat. Lo facciamo subito. 7 cat qua, anche se fa schifo, meglio fare così. Facciamo così. 7 cat. Poi facciamo un attimo quest'altro trigger che lo chiamiamo start. Condizione sempre, questo è sempre, e dobbiamo mettere la cinematica, quindi cinematic, eccola qua, assieme al render, ovvero questo. Render, che cazzo vuoi tu? No, non sei tu. Render lightning, no. Render questo qua che si levano. Poi un render cinematic sky, ci mettiamo un bow, mettiamo un sunrise. Poi ecco qua, obscured unit. Ok, e mettiamo il fire event, vediamo se lo trovo per di qua come erano i vecchi tempi. O devo bestemmia? Devo bestemmia. Mamma mia, mamma mia. E mo quale sarebbe? No, guarda. Mamma mia. Brutto. Mo giù è brutto. Brutto come il peccato. L'editor già prima era buono, eh? Mo è peggio. E sono ironico, faccio scrivere pure prima. Trigger activate, ah, fissima mamma. Trigger 0, che lo rinominiamo cam 1, vediamo se qua c'è un problema, va bene. Cam 1, priorità elevata, sì. Allora, qua mettiamo invece un timer in secondi di 3 secondi. Dopo 3 secondi esce questa camera in cui ci sta l'animation, e in questo caso ci sta che ci sia scritto unit e si vada in animation, se lo trovo, che se no bestemmio tutti i santi. Perform action, che vuol dire? Hetimos. In un italiano comprensibile. Hand attack. No. Cioè, vedi, Dio, perché mi fai questo? Move to point. Set animation by proto unit. Unit. E sei tu. Proto name. Ma come proto name? Ma non lo vedi? Ci devo pure andare a cercare. Allora. H. Hoplite. Variation. No. Animazione cinematica. E mettiamo. Perfetto, quindi questo. Ok. Perfetto. E questo è andato. Duplichiamolo e facciamo cam 2. Cam 2. Ah, posso spostare. Ah, mamma santa. Ok, qua dobbiamo fare un dialogo, quindi dobbiamo andare nella D.
che è un dialogo, quindi dialogue. No, e io bestemmio. Non lo vedo, sono ciecato. 2 hours later. È assurdo. È assurdo che questo non vada. Cioè io ho fatto un trigger activate e non va. È assurdo. Cioè io non ho mai visto un caos così. È semplicemente imbarazzante, perché a questo punto non ha senso che io metta in trigger activate che si sarebbe in fire event. Io rimango semplicemente annibito da questo schifo. Io mo voglio vedere se io avessi questo disattivo. Io voglio disattivare tutto. Voglio vedere. No, è assurdo. Che il terzo trigger sia attivo è irrilevante, capite? Adesso attiviamo tutto e vediamo. Come si aspettava. Ragazzi, guardate questa monnezza. Per fare un chat character dialogue, non vi dico come ho fatto per pigliare sta foto, per pigliare sta mappa, perché è tutto difficile, non si trova nella cartella, ne devi spostare tu manualmente, lasciamo perdere. Guardate, per scrivere un messaggio, per scrivere speaker, cioè prima bastava fare ho punita due punti messaggio, adesso devi scrivere tutta questa monnezza. E devi persino mettere i portrait, altrimenti non va bene. Cioè, raga, aiuto, ma aiutatemi, ma veramente aiutatemi. Quindi si va qui e si fa così. STR. Ok, così sembra andare. In base alla foto sempre. Vediamo. Mamma mia. Questo video uscirà e deve uscire. Perché devono sapere quanto faccia schifo. Che veramente siamo veramente, cioè per me qua il messaggio dovrebbe semplicemente fanculo. Ok, trovato in set tech status, pertanto adesso possiamo finalmente fare i soldati come Cristo comanda. Voglio fare un heavy loan. Che non c'è più. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che non c'è più. Cioè io poi mi devo mettere a fare heavy infante. Poi duplica. Poi devo andare qua. Poi devo ritrovare di nuovo. Mamma mia, che. Ma che hanno combinato? Ma che hanno combinato? Mamma mia. Hanno combinato un macello. Almeno le armi, dimmi che. No. Devo fare di nuovo qua tutto io. Cioè, io devo mettere Fire on Weapons. Duplica di nuovo in iron,
Devo mettere shields, duplica, cioè, ma vi rendete conto? Mamma mia. Cioè, state vedendo quanto tempo sto perdendo per fare sta cagata? Ecco, quando vi dicevo i problemi, no? Guardate. Eh? E mo? Mo si ferma. Mo stronzo. Guardate, ragazzi. Tutti i punti sono segnati con ora 15. Ciò significa questo. Che cretino. Quindi tu devi fare da solo. 0. Vediamo se adesso va. Mamma mia, non ci... Mamma mia, che brutto. Ragazzi, è brutto. Aspetta, ho sbagliato. Ok. Cioè, ho tutte sette io. Cioè, non lo fa il computer in automatico, lo devo fare io. Ci rendiamo conto, sì? Dico solo questo, non voglio dire nient'altro. Ragazzi, vi farò vedere il video finale, perché mo ormai ho finito questo, quindi ve lo faccio vedere questa piccolissima schermaglia. Ma c'è da preoccuparsi parecchio. E qua non è attivo, non perché ci sta in activate trigger qua, perché se tu fai il trigger activate e crei un nuovo e questo trigger lo colleghi con questo ad esempio, usciva comunque una spunta attivo, cioè praticamente non serviva a niente. Quindi sei tu che devi andare. Aspetta, lo faccio vedere. Sì, adesso lo attivo questo. E io qua faccio trigger activate. Nel vecchio editor cosa succede? Succede che la spunta si toglie perché sa che io ho collegato, no? Quindi cam 5 rimane attivo. Sì, adesso faccio così, rimane attivo. Quindi sei tu che lo devi togliere. E se non lo fai, ti sminchi tutto.
PC normale ci mettevo letteralmente 10 minuti. Qua ci ho messo ben 2 ore. Questo fa capire quanto sia peggiorato l'editor di questo gioco. E fa capire anche come alcuni errori in alcune missioni della campagna principale siano un po' gravi. Io dissi all'inizio che se avessi dovuto dare un voto avrei dato 9, fu un hype del momento. 8 è pure troppo buono. Ragazzi, noi ci vediamo su un prossimo video.